Dopo tante action cam, vediamo una body cam. Sinceramente non so in cosa cambi, però vediamo questa telecamera portatile. Diciamo che dovrebbe essere molto simile a quella che viene utilizzata nel mondo, diciamo, della forza dell'ordine. Però, diciamo, comunque, dati di target riportano sensore da Full HD, quindi 1080p. E niente di più. Vediamo un attimino. Memoria non è indicata, la scatola è carina, abbastanza anonima, ma comunque ben fatta. E all'interno abbiamo, però questo non ci interessa, la bodycam. Vabbè, questo non serve. E poi dovremmo avere il solito set di accessori, tra cui anche una guida rapida in italiano che a quanto pare è stata incollata sul fondo, e lo lasciamo lì. Poi abbiamo il manuale in italiano e in inglese separati l'uno dall'altro, per cui questo è il nostro bel manuale. Un sacco di roba e poi andremo a dargli un'occhiata. E nient'altro adesso, poi abbandoniamo un secondo. Poi abbiamo il cavo di ricarica USB tipo C e USB A. Abbiamo una clip. Ah, ok, penso sia tipo da cintura, qualcosa di simile. Un supporto per manubrio, bicicletta, moto, snodato interamente in plastica. Sì, ma va tenuto presente che l'intero kit mi sembra che costi 40-50 euro, per cui difficile trovare all'interno poi accessori in metallo, però diciamo che il suo penso lo faccia senza nessun problema. Ha comunque la protezione all'interno in gomma per non andare a graffiare il manubrio. E poi abbiamo la bodycam che vediamo. Cerchiamo di capire a cosa possa servire questo. Onestamente non lo capisco. Forse è così, quindi forse è possibile poi montare la clip e utilizzarla agganciata ad una spalla o qualcosa di simile. Viceversa, allora si può tenere così. Abbiamo un display, sotto abbiamo una micro SD, vediamo, da 60, vediamo se riesco, da 64 giga. Cavo di connessione per la carica della batteria, una serie di pulsanti, diversi pulsanti sia su un lato che sull'altro. E poi abbiamo la nostra bella camera orientabile, quindi è possibile effettivamente posizionarla in vari modi. Andiamo ad accendere, presumo che sia questo, esatto. E già parte in registrazione, per cui l'interruttore di accensione fa anche da avvio della registrazione. Per interromperla, vediamo come funziona. Un secondo, alla fine sembra una piccola action cam, sicuramente non è un prodotto destinato a un utilizzo. Quindi record wave, quindi questo attiva la registrazione del solo audio, come riporta anche la grafica, mentre questo attiva la registrazione del video. Vediamo se riesco in qualche maniera, al massimo, ok, è già inclinata, scusate. Per cui poi vedo di mettere magari qualche video fatto con questa, giusto per capire poi il funzionamento. Come
e così si spegne anche questo, per cui registrazione sia solo dell'audio che audio e video. Poi abbiamo, vabbè, i classici pulsanti per scorrere ed eventualmente poi riprodurre. Poi accensione e spegnimento. M servirà per cambiare la modalità. Quindi con M si scorrono quelli che sono i menu, vabbè, diciamo le funzionalità tra ripresa, quindi fotografie, riproduzione di registrazioni già memorizzate, oppure la ripresa di filmati, e poi all'interno immagino ci sia la possibilità di andare a regolare. Cosa ho fatto? No, non lo so. Ah, ok, questo spegne il video. Ecco, quello che invece non riesco a capire. Ok, quindi andrò per molto sottile il menu. Vediamo quali sono, vediamo anche la lingua se c'è. Language. No, non era quella. Ripremiamo questa. Lo ripremiamo. Ah, c'è anche l'italiano. A livello di opzioni, effettivamente la risoluzione del video. E arriva anche alla folle cifra di 1290x, quindi diciamo una 2.5 megapixel. Poi abbiamo la Full HD. La 1080p, onestamente non conosco la differenza tra una Full HD e una 1080p progressiva, 720p. Quindi diciamo... Ok, a meno che la Full HD sia interlacciata, non lo so. Poi abbiamo la risoluzione delle foto, fino a 40 megapixel, da prendere un po' con le pinze, perché dubito che ci stia un sensore da 40 megapixel. Comunque mi sembra abbastanza interessante come prodotto, soprattutto perché è molto molto piccola, cioè veramente piccola piccola piccola. Va bene, niente, come al solito vi lascio il link in descrizione se il prodotto vi è sembrato okay, anche la riproduzione con microfono. Dicevo, vi lascio il link in descrizione, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella per restare aggiornati su quelle che sono le novità che portiamo sul canale con una certa regolarità, e magari lasciare un like se il video vi è piaciuto e vi è stato utile. Grazie e alla prossima!